Ragazze, oggi nuovo video top e flop di marzo. A febbraio non l'ho fatto, ve lo faccio oggi perché in tante me l'avete richiesto, che vi piacerebbe vedere i top e flop e quindi ve lo faccio vedere. Allora, iniziamo con i top. I miei top sono questo shampoo della Sobio Ethic. È uno shampoo al melograno che mi piace veramente tanto. Lascia i capelli morbidi, lisci, li districa veramente bene. L'odore è buonissimo, veramente buonissimo. Io penso sia lamponi e melograno, non solo melograno. Vediamo un attimo cosa c'è scritto. Shampoo, perché tutto in francese, in italiano non c'è scritto niente. Comunque sì, è lamponi e melograno, è uno shampoo bio, costa intorno ai 4 euro, però è da 250 ml, fa schiuma, veramente veramente mi piace, quindi lo consiglio. Come vi dicevo, districa i capelli, mi piace tanto, quindi provatelo insomma, perché poi il profumo è molto molto gradevole. Infatti ho intenzione di provare altri shampoo della Sobio, perché questo in realtà è il primo che provo, però mi è piaciuto molto, quindi ve lo consiglio. Poi un altro top è sicuramente la BB Cream della Sobio, sempre della Sobio, al latte d'asina. Io vi ho già fatto vedere in un altro video la BB Cream della Sobio, quella classica, e vi dirò che anche questa non mi dispiace. Allora, questa è più copre meno, ha meno coprenza, però ha un odore nettamente diverso. L'odore è molto molto gradevole, a differenza dell'altra, questa al latte d'asina si può stendere tranquillamente anche con un pennello. Io ho preso la numerazione 02 perché secondo me la 01 era un po' troppo chiara ed è questa qui. Non so se si vede, forse l'ho messo troppo poco. Eccola qua. Ha una consistenza, adesso ve la spalmo, ha una consistenza veramente delicata, veramente mi piace, come vi ripeto, anche l'odore, ha una coprenza, vi ripeto, minore, però lascia la pelle luminosa. Io adesso ho questa su, e lascia la pelle luminosa, anche se mettete solo questa vedete già che la vostra pelle è luminosa e poi non la sentite per niente, è come se mi state mettendo una crema. Ovvio, se avete tante imperfezioni non riesce a coprirle, però non lucida, veramente mi piace. Poi è bio, costa se non sbaglio intorno ai 10-11 euro, è da 40 ml e niente, quindi è un altro top. Un altro top assoluto, veramente assoluto, che mi è piaciuto tantissimissimissimissimo, è il rossetto della MAC, della linea Baobab, che è questo che indosso adesso, che è un arancio. Allora, il colore precisamente è un matte. For Ribbon Sunrise. Io adoro gli aranci, so che non tutte adorano gli aranci, non a tutte stanno bene, io li adoro ed è questo, a mio avviso è favoloso. Poi si stende benissimo, è cremoso, dura tantissimo. Poi i rossetti MAC insomma sono proprio favolosi, e l'ho preso, insomma l'ho presi dal sito, direttamente dalla MAC, il giorno che è uscito, e vi dirò, mi piace tanto, lo trovo cremosino, si applica veramente molto facilmente. Il colore è questo, così magari lo vedete meglio a pandan con la maglia, ma non è voluto. E quindi niente, vi faccio vedere il packaging, non ve l'ho fatto vedere, il packaging della Baobab, che non so se l'avete visto, della linea Baobab, credo così si dica, è un po' sbrilluccicoso, è dorato, questo del packaging è sbrilluccicoso, dorato, c'ha proprio scritto MAC Baobab, Baobab One. E For Ribbon Sunrise, che sarebbe il colore.
che è un colore molto estivo, molto primaverile. Adesso magari se non si è abbronzata sbatte pure un po', però magari con una bella abbronzatura è tutto diverso e quindi veramente per me è un altro top top top. Poi c'è, io ho preso il fondotinta minerale della Benecos, Natural Mineral Power. Io ho preso il medium beige. Questo secondo me non è né un top e né un flop, è un ni, nel senso che io adesso l'ho messo sulla BB cream della Sopio, o magari lo metto io, diciamo che lo uso un po' come cipria, perché essendo che è un fondotinta minerale, però non dà una coprenza eccessiva, ma comunque dà un'ottima coprenza, da sopra il fondotinta mi piace tanto. Ma mi piace veramente tanto perché se lo metto da solo, a mio avviso, ha poca coprenza. Però messo su una BB cream dà l'effetto cipriato, copre un po' in più e non si sente per niente sulla pelle. Quindi per me non è né un top né un flop, è un nì. Io lo uso volentieri, lo metto volentieri e vi dirò, credo che sicuramente sarà una cosa che comprerò sempre, perché mi piace proprio che non si avverte tanto sulla pelle. Credo che vada benissimo soprattutto d'estate, perché poi tende a opacizzare soprattutto le zone che si lucidano. Quindi mi piace, però non è proprio un top, ma anche un flop. Passiamo ai flop. Allora, a mio avviso, uno dei flop, un grande flop, è questo Cupid Kiss di Mimimi. Questo mi è uscito in una box, in una beauty box di febbraio, mi sembra di febbraio, adesso comunque non ricordo bene. Sì, sicuramente di febbraio. E che cos'è? Sembra uno smalto, ma in realtà non è uno smalto, è un rossetto e blush. Adesso ve lo faccio vedere. L'odore è in odore, si può dire. Questo è un rosa, però a mio avviso non è né un rossetto fondamentalmente, perché quando poi lo mettete sulle labbra è più un gloss, però un gloss che va a scemare. Poi sinceramente metterlo qui sugli zigomi impiastriccia tutto, quindi sinceramente per me questo Cupid Kiss di Mimimi è un grandissimo, ma grandissimo flop. Poi un altro flop è sicuramente questo shampoo di Viver de Coop, che non lo so se ve l'ho fatto, se ve l'ho già mostrato, non mi ricordo. Comunque per me è un flop perché secca tantissimo i capelli. Diciamo che io noto che quasi tutti i prodotti di Viver de Coop non mi fanno impazzire, l'unica che mi piace è la crema di Viver de Coop. Per il resto questo shampoo sì, è naturale, sì, è bio, ne ho sentito parlare benissimo. Io sinceramente non mi sono trovata bene perché secca i capelli, ma li secca veramente tanto, che se poi non ci mettete su una buona maschera o uno shampoo, li secca, li spegne. No. Flop, flop, flop. Un altro mega flop di cui sono rimasta veramente male delusa è sicuramente il fondotinta di Benecos. Questo è un grandissimissimo flop. Io ho preso il color caramel, che sarebbe quello più scuro. L'avevo preso in visione dell'estate. Ho detto vabbè, adesso lo prendo, lo provo, poi magari me lo tengo. Ma cioè, secondo me non è usabile questo fondotinta. Io non so chi l'ha comprato, come faccio ad usarlo, perché allora, questo è il colore. Questo è il colore. Allora, il colore non è male, mi piace come colore, però sinceramente si secca subito, appena lo vai a spalmare sul viso si secca subito, anche se tendi a spalmarlo gradualmente, cioè zona piccola, magari una zona, si secca, poi una volta che si è seccato rimane a chiazze, perché magari l'hai esteso a zone e quindi rimane a chiazze. Se ci vai a ripassare, ci ripassi su, ovviamente non con il fondotinta perché si fa un pastrocchio esagerato, se ci vai a ripassare anche con una cipria, tende
tende a sgretolarsi, si fa tipo un pastrocchio, si sgretola e fa. No, veramente Benecos, hai toppato. Questo è un grandissimissimo flop. Questo comunque, come vi dicevo, è un colore che si chiama caramel ed è il più scuro, ma no, no, anche no. Ma non è una questione di colore. L'odore è gradevolino, non è una questione di colore, che come vedete è anche scurissimo, che in questo momento non va bene per il colore della mia pelle, ma lo sapevo, l'avevo preso, vi ripeto, in visione dell'estate, poiché avevo quelli da usare adesso, ne avevo preso uno, ho detto io lo provo, vedo com'è, poi magari lo uso, ecco, questo periodo estivo, anche perché da 30 ml, quindi l'avrei usato, ecco, da maggio, giugno fino a ottobre. Mi sarebbe durato per tutto il tempo, ma è inusabile perché non mi piace. Allora, questi sono i miei top e flop. Spero insomma che il video vi sia piaciuto. Spero che vi ho tenuto compagnia, vi ho aiutato in qualcosa, magari qualcosa che eviterete di comprare, qualcosa che comprerete. E niente, io giù nell'info box vi lascio la mia pagina Facebook. Mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando, seguitemi e iscrivetevi al mio canale. Io vi saluto, vi ringrazio e vi mando un bacio. Ciao!